Avvocato Massimo Clemente è il presidente del pool di avvocati che ha promosso la class action presso la decima sezione civile del Tribunale di Roma, ottenendo anche importanti riscontri, peraltro già operativi. Come commenta questa diffida che il presidente, l'amministratore delegato di Acqua Latina, Laureole e Besson, vi hanno inoltrato dopo che voi avete chiesto ai revisori dei conti dell'ente gestore di cominciare un po' a prevedere l'applicazione di questa storica sentenza del Tribunale? Dunque, di per sé la diffida è incommentabile, nel senso che i vertici di Acqua Latina probabilmente non si sono resi conto di quali siano le ripercussioni dell'ordinanza del Tribunale di Roma, o perlomeno non ne sono talmente consapevoli che nel fare questa diffida, che fa il paio in realtà con l'attività, come dire, di pubblicità negativa che hanno fatto fino a questo momento sui giornali, che è tesa esclusivamente a minimizzare gli effetti dell'ordinanza per indurre meno persone possibile ad aderire, che significa che per loro, se ci sono meno persone che aderiscono alla class action, hanno come dire, più possibilità di cavarsela dal punto di vista economico. Invece così non è. Noi nel fare quel comunicato diretto ai revisori contabili di Acqua Latina abbiamo semplicemente detto a queste persone di vigilare e tener conto dell'ordinanza, perché quello che Besson e Laureola hanno messo in campo fino ad oggi è soltanto una campagna, come dire, di minimizzazione del problema, ed evidentemente fondata soltanto su una questione prettamente economica. Ora c'è bisogno soprattutto di un piano di comunicazione, perché molti cittadini, molti utenti, peraltro di due province, Latina, Frosinone e Roma, stanno chiedendo di concreto a voi legali, a voi appunto avvocati, di capire cosa significa per le tasche di tanti contribuenti questa sentenza. Questa ordinanza per il momento è un'ordinanza fondamentale, perché in realtà anticipa in qualche modo gli effetti della sentenza, perché consente a tutti gli utenti di Acqua Latina di poter aderire alla class action e ottenere il rimborso delle quote per partite pregresse di acqua, fognatura e depurazione versate indebitamente ad Acqua Latina dal 2016 ad oggi, il che significa che da un calcolo che abbiamo fatto così anche sporadicamente tra i vari nostri clienti e utenti che conosciamo, un rimborso che si aggira tra le 250 e le 300-350 euro per utenza. Considerate il numero degli utenti che si aggira intorno a 200.000 di Acqua Latina, parliamo di cifre potenzialmente molto, ma molto, molto alte. Ecco, facendo un po' i conti della serva, ma non pensa che l'aspetto contabile trattino amministrativo di Acqua Latina, se Acqua Latina dovesse un giorno pagare queste somme, questo tappo potrebbe saltare? Se riuscissimo a ottenere il rimborso per tutti quanti, perché una cosa fondamentale è da dire, che potrà ottenere il rimborso, quindi la restituzione di questi soldi, soltanto chi aderirà alla class action. Quindi se magari fossero tutti 200.000 utenti, sarebbe un sborso economico notevolissimo da parte di Acqua Latina. Quindi adesso il vostro impegno, compito, dopo questo anche questo impegno professionalmente elevato che avete dovuto sostenere davanti al Tribunale di Roma, e soprattutto far arrivare questo messaggio a 200.000 utenti, non è facile? Non è facile, assolutamente no, ma insomma stiamo mettendo in campo tutte le nostre energie, le potenzialità, ci rivolgeremo a più persone possibili, associazioni, altri comitati, ci daranno una mano, perché sappiamo che il problema è molto, ma molto sentito. Avvocato Patrizia Venanno, naturalmente un ruolo importante lo possono svolgere i comuni che fanno parte dell'Assemblea dei Sindaci del Lato 4. Voi avete già un impegno assembleare, informativo a Rocca Gorgia, siamo a nord della provincia di Latina. Il PD, il Partito Democratico, attraverso il capogruppo consigliere al Comune di Formia, Claudio Marciano, ha già lanciato un appello al Comune di Formia, al neo sindaco Paola Villa, perché il Comune si metta a disposizione. Condivide questa istanza? Certo, noi proprio come prima istanza abbiamo inoltrato una lettera a tutti i sindaci del Lato 4 chiedendo di organizzare degli incontri pubblici. La prima che ha risposto è la sindaca di Rocca Gorgia, Carla Amici. Ovviamente ci aspettiamo che anche
una sindaca come Paola Villa, che ha fatto insomma sulla battaglia dell'acqua anche gran parte della campagna elettorale, risponda all'appello e organizzi quanto prima un incontro a Formia, perché Formia tra l'altro è uno dei comuni maggiormente colpiti insieme a Gaeta, San Cosma, Minturno, Castelforte, certamente. Ecco, a Colatina, proprio nella giornata di martedì, ha avuto un tavolo tecnico con appunto il comune di Formia, che ha inaugurato per certi versi anche uno sportello per quanto riguarda le segnalazioni, uno sportello dove appunto far arrivare le diciamo lamentele, le perplessità del comune, dei cittadini in ordine appunto al funzionamento dell'ente gestore. Questo sportello può darvi anche una mano indirettamente? Oddio, io penso che ci siano cose più importanti che aprire uno sportello, che tutto sommato può fare comunque capo all'assessorato competente che c'è sempre stato, quindi non ne vedo l'utilità, però magari vediamo, sperimentiamolo, vediamo. Ecco, adesso cosa intendete fare? C'è di mezzo anche la pausa feriale per avviare questa azione che è fondamentale di comunicazione, perché poi ciascun utente, ai sensi di quanto hanno previsto i giudici di Roma, possono fare istanza di rimborso? Beh, ovviamente innanzitutto ci siamo dedicati e ci stiamo dedicando a completare la pubblicità così come prescritta dal Tribunale di Roma. Finita questa parte, ma anche diciamo contestualmente a questo, ci siamo già attivati, per esempio è in corso di stipulazione una convenzione con la Federconsumatori, la CGL e CGL SPI di tutta la provincia, quindi Latina ma anche Frosinone, entrambe le province, per cui loro ci daranno una mano a raccogliere le adesioni e a divulgarlo maggiormente tra gli iscritti, e così continueremo insomma con associazioni di consumatori, con comitati, altre associazioni che vogliano, con chiunque, insomma chiunque voglia darci una mano a raccogliere adesioni. È una battaglia di tutti, non è una battaglia soltanto del comitato. Ecco, torniamo alla domanda iniziale. Siccome i comuni sono poi il front office, diciamo, delle singole comunità, i comuni vi possono dare una mano? Sì, sicuramente, innanzitutto organizzando degli incontri pubblici e invitando quindi la popolazione ad aderire, anche perché questa è un'opportunità che finora è la prima volta che si verifica per tutti gli utenti di accedere a un rimborso anche importante, perché se andiamo a vedere alla fine le somme che si andranno a recuperare sono pari anche a più di un anno di acqua, di bollette di un anno, insomma complessivamente della spesa di un anno. E poi c'è l'ulteriore vantaggio che chi aderisce alla class action sicuramente non potrà vedersi nei prossimi 5 anni nelle fatture introdotte ancora le partite pregresse, quindi il risparmio guadagno si aggira intorno ai 1000 euro per ciascun utente, non è una cosa da sottovalutare. Dopo che avete visto la diffida del presidente Lauriola, dell'amministratore Besson, cosa avete provato? Dottor Forte, una cosa sicuramente strana: noi scriviamo a un collegio sindacale, diamo notizia e vi rispondono i vertici apicali dell'ente gestore. E ci risponde il CDA della società, ci lascia un po' perplessi, obiettivamente. Crediamo che sia stato un passo falso questo. Voi dite che voi comunque di notte dormite tranquillamente? Ah sì, sicuramente. Sicuramente. Non dormiamo perché stiamo cercando le adesioni, quindi dateci una mano anche voi come organi di stampa a far capire che non è stata assolutamente rigettata la class action, come dice l'amministratore delegato Besson, anche nelle riunioni c'è stato riferito che anche in riunioni pubbliche continua a dire questo. È vero che una parte della domanda la andiamo a trattare e ci stiamo già attivando, perché si sta già formando un primo giudizio collettivo, che non è una class action ma un giudizio collettivo con tutte le persone che erano inserite nell'azione, e quindi agiremo per i danni ci sono stati, lo hanno ammesso anche loro, anche in sede di discussione al Tribunale di Roma, non hanno potuto certamente tacere su questo, tant'è vero che addirittura gli avvocati ci hanno detto beh, ma magari il danno avuto da due vecchietti che abitano al quarto piano è diverso da una coppia giovane che sta al primo piano, quindi i danni sono ammessi, ma neanche negli atti li hanno mai contestati, quindi noi andremo avanti anche su questa strada. Ecco, domanda finale, che è la più importante: come fare per aderire? Sì, allora basta riempire un semplice modulo che è in corso di predisposizione e andrà pubblicato anche sul sito del Tribunale di Roma, noi lo divulgheremo come potremo, quindi sulla nostra pagina Facebook, su una piattaforma che abbiamo adesso, con cui abbiamo stipulato diciamo una convenzione, una piattaforma di studi legali di professionisti, si chiama Tutelandoti, quindi anche lì sarà semplice per chi è pratico di internet compilare i campi e inserire la domanda di adesione con le fatture scansionate
E inviarlo dove? E possono sia depositarle, inviarle direttamente loro alla cancelleria del Tribunale di Roma, oppure utilizzare noi, inviandole a noi, e ci pensiamo noi a curare tutta quanta la parte. C'è un termine, giusto? Sì, entro? Il termine è il 28 febbraio 2019, ovviamente vista la mole di lavoro di archiviazione e anche di gestione di questi dati che cominciano a essere importanti, noi invitiamo tutti ad affrettarsi, cioè a farlo nella prima parte per non sovraffaticarci anche poi nella memoria che dovremo presentare al Tribunale con un riepilogo di tutte le persone che hanno aderito, fattura per fattura, gli importi che spettano. Quindi,